Buongiorno, buon pomeriggio e benvenuti nella nostra facoltà per questo quarto congresso nazionale, della Società Italiana per la Ricerca di Diritto Comparato. Siamo particolarmente lieti di essere qui per molte ragioni. Vedo anche molti, volti a me noti. E oltre al professor Sacco, che non si può dire che sia un volto nuovo, ma è un volto sempre presente, siamo molto felici che ogni tanto torni a casa. Vorrei subito, col permesso del Presidente, salutare anche il professor Giardina, che tanti anni fa è stato fra i membri del collegio dei docenti del dottorato di ricerca all'Università di Roma La Sapienza e che devo dire mi ha dato una certa emozione rivedere oggi qui con noi. Oggi, domani e dopodomani parlerete soprattutto del declino della distinzione fra diritto pubblico e diritto privato. Vorrei dire che visto con gli occhi dell'internazionalista il tema del convegno di oggi non può che essere di grandissimo interesse. Il diritto internazionale infatti è una disciplina da sempre attraversata, almeno nella tradizione dell'Europa continentale, da una dicotomia piuttosto netta, quella fra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato. Sappiamo che si tratta, secondo alcuni, di due discipline autonome che non avrebbero significativi punti di contatto e quindi potenzialmente non avrebbero nemmeno ragione di ricadere nello stesso ambito disciplinare, anche se appunto ai miei tempi si studiavano tanto l'uno quanto l'altro. Comunque si tratta di una posizione, di un dibattito che non intendo ovviamente sollevare oggi. Trovo in realtà che siano molti e cruciali i punti di contatto fra diritto internazionale pubblico e diritto internazionale privato, a cominciare dal sistema delle fonti pattizie che regolano il diritto internazionale privato, per arrivare al tema cruciale per lo stesso diritto internazionale privato di chiara ispirazione, lato senso pubblicistica, delle norme di applicazione necessaria. È forse meno noto però che anche il diritto internazionale pubblico può essere attraversato da forti elementi di contaminazione che derivano dal diritto privato e in particolare dal diritto statale privato. Un esempio significativo riguarda, a mio avviso, il diritto dei conflitti armati e in particolare il diritto dell'occupazione. Il regolamento dell'AIA del 1907, che trova tuttora applicazione, ad esempio, nei territori palestinesi occupati, disciplina in modo dettagliato i poteri e gli obblighi della potenza occupante rispetto alla proprietà pubblica e alla proprietà privata. Questa fonte pattizia, indubbiamente appartenente al diritto internazionale pubblico, opera continui rinvii a concetti giuridici tipici della tradizione giuridica europeo-continentale, quali la distinzione fra proprietà mobile e immobile. E nel definire i poteri della potenza occupante sui beni immobili pubblici, la categoria dell'usufrutto. Un altro esempio particolarmente interessante, mi pare, è quello ed è un esempio che mi sta molto a cuore perché ha a che fare anche con la tradizione di questa facoltà, riguarda l'emersione a partire dagli anni 50 del secolo scorso del dibattito sull'esistenza del cosiddetto diritto transnazionale. Si tratta di un dibattito che, come è noto, trae origine dalle monografie di Philip Jessop del 1956, programmaticamente intitolata appunto Transnational Law. Jessop tentava essenzialmente di individuare un quadro normativo che potesse regolare efficacemente l'attività imprenditoriale delle imprese multinazionali nei sistemi giuridici degli stati che si andavano decolonizzando in quell'epoca. Secondo Jessop, che faceva riferimento anche ad una serie di decisioni arbitrarie dell'epoca, l'ordinamento ideale per la regolazione di questi rapporti giuridici avrebbe dovuto essere individuato in un complesso amalgama di diritto internazionale pubblico, diritto internazionale privato e diritto statale. Il diritto dei nuovi stati invece era strutturalmente inadeguato alla regolazione di rapporti giuridici ed economici complessi.
Una parola di cautela è però a mio avviso dovuta e riguarda gli effetti squisitamente politici ed economici che possono essere ricondotti all'emersione del diritto transnazionale. L'effetto ultimo dell'applicazione del diritto transnazionale si concretizzava infatti in una deroga surrettizia a un principio fino ad allora pacifico nel diritto internazionale, cioè che gli investimenti esteri dovessero essere regolati dall'ordinamento dello Stato territoriale, lo Stato ospite. Così come storicamente l'attività imprenditoriale delle chartered companies era stata regolata nella prima fase della colonizzazione dagli ordinamenti degli stati di sede di queste compagnie. Ora, con la decolonizzazione, gli ordinamenti degli stati di nuova indipendenza venivano privati, proprio in forza dell'emersione del diritto transnazionale, della propria applicabilità ad alcuni dei rapporti giuridici economicamente più importanti per il futuro dei nuovi Stati. Una parola di cautela dunque all'inizio di questo convegno, mi sentirei di dirla, affinché la contaminazione tra ordinamenti non si traduca in deroghe surrettizie ai principi fondamentali degli uni e degli altri. In questo il compito del giurista, a mio avviso, è quello di rendere esplicito e comprensibile l'assetto degli interessi fondamentali che sono sottesi a determinate operazioni interpretative. E con questo auspicio e con il rammarico di non poter essere presente durante tutti i lavori, vi lascio con i migliori auguri per un dibattito proficuo su diversi temi, mi sembra davvero molto interessanti. Grazie. Buon pomeriggio a tutti. A nome della SIRD desidero dare il benvenuto a tutti quanti e esprimere il mio più caloroso ringraziamento alla sede di Trento che ha voluto ospitare in occasione del suo trentennale il nostro quarto congresso annuale. La sede di Trento ha visto ai suoi inizi, diciamo, un programma che metteva il diritto comparato un po' al cuore della formazione del giurista, ma ha visto anche dei giovani ricercatori che oggi hanno, diciamo, fatto un po' di strada e sono così stato veramente felice di avere con noi Daria De Pretis, che, come sapete, siede alla Corte Costituzionale ed è stata rettore di questo Ateneo prima di essere presente alla Corte, ha rivestito la carica più alta e Daria è stata una compagna di studi per me, così come Giuseppe Nesi. Quindi ci sono tantissime emozioni qui legate a un inizio che ha visto Rodolfo Sacco. Diciamo, ricordo ancora il giorno in cui mi disse: oggi si gira la chiave e si comincia. Quindi mi fa piacere dire: oggi si gira la chiave e si comincia. E non aggiungo altro se non, appunto, buon lavoro a tutti quanti. Grazie Michele, non voglio sottrarre tempo al mio lavoro di presidente di questa sessione del convegno, ma lasciatemi dire che sono anch'io molto felice che si celebri qui il congresso della società di diritto per la ricerca nel diritto comparato, perché questa è un'università che è nata sul diritto comparato, questa è una facoltà che è nata sul diritto comparato. Abbiamo qui il professor Sacco che ha festeggiato con la facoltà e l'altro cofondatore poco tempo fa il trentennale. Il nostro preside è stato troppo modesto per ricordare che si sono da poco chiuse le iscrizioni e che abbiamo praticamente occupato tutti i posti disponibili. Siamo a 499 iscritti, il numero era 500. Voi sapete quali sono le sorti in questo momento delle facoltà giuridiche italiane.
Io credo che la scommessa di Trento, che è anche la scommessa di un modo nuovo di studiare il diritto, che è quello che viene dalla ricerca della comparazione, è una scommessa che è stata vinta. Peppe, non l'hai detto tu, ma insomma io ormai non faccio più parte, quindi lo posso dire. Ma mi fa veramente piacere, grazie anche a Michele per le sue parole, è veramente emozionante ritrovarsi dopo tanti anni. Su un tema così davvero interessante, io sono molto molto ansiosa di sentire le relazioni di questo pomeriggio, che promettono di essere davvero delle relazioni di grandissimo interesse, su un tema che ovviamente ci occupa tutti, anche coloro che non strettamente comparatisti sono, ma che comunque in quanto studiosi di diritto non possono ovviamente trascurare la comparazione, anzi posso dirlo per me, tendono a metterla anche al centro dei loro studi, di qualsiasi ramo del diritto si occupano. Il titolo di questo convegno è un titolo sul quale potremmo discutere, che se questo declino deve essere inteso come il declino della rigida distinzione fra ambiti che non dialogano, non parlano, forse non mi sentirei di condividerlo del tutto. Se il senso è quello di un declino appunto di ambiti rigidi, non quello di un declino di ambiti rigidi, ma dell'idea che le categorie proprie del diritto pubblico e del diritto privato diventino dei modelli che possono trasferirsi da quelli che erano un tempo gli ambiti tradizionali di riferimento di queste stesse categorie, certamente si tratta di una realtà alla quale assistiamo. Dal punto di vista teorico, la crisi della rigida distinzione fra questi due settori è contestata da tantissimo tempo. Vorrei ricordare solo Kelsen, che già nel 1924 scriveva in proposito, ma come dicevo, dal punto di vista operativo noi lo tocchiamo con mano da molto tempo, tocchiamo con mano la labilità dei confini fra questi due ambiti. Nella materia della quale più mi sono occupata, il diritto amministrativo, da molto tempo si parla e si assiste, si studiano i fenomeni di contaminazione, la privatizzazione di ciò che è pubblico, la pubblicizzazione di ciò che è privato, ma questa stessa contaminazione può essere tranquillamente allargata ai due settori di riferimento tradizionale. Certamente questo fenomeno di indistinzione, che però, e anticipo quello che dirò fra un momento, non vuol dire negazione della specialità, soprattutto del pubblico, perché poi si parla di declino della distinzione, ma simmetricamente al declino della distinzione si parla di congedo dal diritto pubblico. Nessuno, mi risulta, parla di congedo dal diritto privato normalmente. Dicevo che questa contaminazione, questa perdita di rigidità della distinzione è favorita anche da vari fenomeni che sono stati studiati dagli storici del diritto in chiave diacronica e dai comparatisti in chiave appunto di studio del diritto comparato. Fenomeni come per esempio la costituzionalizzazione dei diritti, che ha condotto all'assimilazione di diritti nel campo del diritto privato e nel campo del diritto pubblico e alla trasmigrazione delle categorie di trattamento giuridico di questi diritti. E in tempi più recenti probabilmente è stata fortemente accentuata dal fenomeno della globalizzazione, che ha comportato la crisi del centro tradizionale di imputazione della categoria della pubblicità, cioè lo Stato. E naturalmente poi lo troviamo anche in vicende molto più
molto, molto particolari, ma non di meno molto diffuse, no? Il disordine dei nuovi livelli di esercizio di un potere che è di tipo pubblicistico, sovranazionale, di nuovo comporta confusione fra i due ambiti, ma non di meno non ci fa mancare l'idea che anche in quel disordine ci sono elementi di specialità che non possiamo fare a meno di razionalizzare sotto la categoria in particolare del diritto pubblico. Faccio un esempio che noi amministrativisti spesso facciamo quando parliamo di queste cose, che è quello della ICANN, quella società di diritto privato che regola le questioni attinenti ai domini in internet, che è appunto una società di diritto privato ma che esercita poteri che sono certamente del tipo di quelli che noi siamo abituati a chiamare come poteri pubblicistici. Dicevo, si parla di congedo dal diritto pubblico ai pubblicisti. Per fortuna stamattina mi è arrivata una mail alle 10.25 che mi ha fatto pensare al tema di questo convegno. È un call for paper per la Public Law Conference del 2016 a Cambridge. Il titolo è The Unity of Public Law, per cui mi sono un po' consolata che forse questo congedo ancora non è così, così prossimo. Ma chi si occupa di diritto pubblico ovviamente si fa una domanda prima di tutto, che è la domanda: ma qual è la ragione della specialità? Ha un senso ancora oggi pensare che vi è una ragione della specialità di un diritto che regola il potere pubblico, i rapporti fra il potere pubblico e i cittadini? Qui lo sentiremo fra poco, io non voglio rubare molto tempo alle relazioni che seguono, ma è facile ricordare l'esperienza inglese, ricordare le parole di Dicey, che diceva il diritto pubblico in Inghilterra, il diritto amministrativo in particolare, ma insomma, il diritto speciale del potere pubblico in Inghilterra non esiste, nel Regno Unito non esiste. E ricordare la parabola che poi ha portato negli anni Ottanta alla definizione per tabulas da parte della House of Lords dell'esistenza di posizioni giuridiche di diritto pubblico, di regole speciali di diritto pubblico e finanche di un giudice speciale della pubblica amministrazione. La pubblicità poi, la relazione diciamo fra pubblico e privato la ritroviamo ripresa ai livelli per esempio sovranazionali in maniere davvero curiose. Mi veniva da pensare stamattina, riflettendo su questi temi, alla vicenda dell'organismo di diritto pubblico nel diritto europeo degli appalti, no? La normativa comunitaria per attrarre nell'ambito della disciplina degli appalti pubblici ha dovuto sforzarsi di dare una definizione di un soggetto pubblico, una definizione generale di un soggetto pubblico, per evitare che gli stati eludessero la sua disciplina con la creazione di soggetti privati, che però di fatto nella sostanza erano soggetti pubblici. Quindi anche qui vedete un dato sostanziale, quello della pubblicità di quelle società che gli enti pubblici creavano per sfuggire a quella disciplina, che viene catturato da un ente sovranazionale. A che fine? Ma qui poi si dovrebbe. Il fine nel caso specifico è quello di poter estendere la disciplina comunitaria. Però dietro c'è pur sempre un interesse pubblico, che è quello dell'allargamento del mercato alle commesse pubbliche, quindi un interesse che giustifica quella specialità. Va bene, si potrebbe andare avanti molto e se ci sarà modo cercherò di esporre le mie considerazioni al termine delle relazioni. Io organizzerei
organizzerei il pomeriggio, è ovviamente già organizzato, ma cercherei di fissare dei tempi per le relazioni che potrebbero essere i seguenti, visto che ci sono due relazioni previste prima delle 5, quando ci sarà il coffee break. La prima, che inizia, siamo quasi puntuali, alle 15.30, potrebbe finire all'incirca verso le 16.15, e quindi la seconda prima della pausa. Non sono previsti interventi, quindi i relatori possono tranquillamente utilizzare tutto il tempo a loro disposizione. E io quindi do la parola al amico e collega Bernardo Sordi, professore di storia del diritto nell'Università di Firenze, ma soprattutto, permettimi Bernardo, di ricordare, autore di un libro magnifico sulla storia del diritto amministrativo, che è per tutti noi amministrativisti davvero una Bibbia, e quindi mi fa ancora più piacere di sentire che cosa ci racconterà Bernardo Sordi sul tema dei confini fra il diritto privato e il diritto pubblico nell'era del diritto comune europeo. Prego Bernardo. Grazie Presidente, grazie Daria di queste parole affettuose. Anche per me è in qualche modo un'emozione essere qui a Trento. Io non ho mai insegnato a Trento, però diciamo ho avuto qui a Trento, sia nell'università sia più che altro al Germanico, diciamo un po' le prime mosse nella mia attività di comparazione diacronica, e quindi è un piacere particolare tornare e avviare, diciamo, questa riflessione con i comparatisti, con i quali ovviamente gli storici hanno un vincolo estremamente stretto. Mi sono accorto, diciamo, durante la preparazione, ecco, di questa relazione, che forse il titolo non era del tutto centrato rispetto un po' all'asse cronologico anche che le mie riflessioni alla fine hanno assunto. E quindi vi proporrei un titolo, diciamo, più breve, verso la grande dicotomia, il percorso italiano. Vorrei partire da un testo molto celebre per noi giuristi, è una voce che Norberto Bobbio redige nel 1981 per l'enciclopedia Einaudi. Bobbio in realtà ci aveva già lavorato negli anni 70, poi questa voce viene ripubblicata in Stato, Governo e Società, e la voce appunto si intitola Pubblico-Privato. È una voce che secondo me dà proprio il polso esatto di qual era, sino all'immediato ieri, la precisa consapevolezza del nostro tema nel giurista continentale. Pubblico e privato, dice Bobbio, rappresentano una coppia dicotomica, una grande dicotomia. Una distinzione, cito, idonea a dividere un universo in due sfere, congiuntamente esaustive, nel senso che tutti gli enti di quell'universo vi rientrano, nessuno escluso, e reciprocamente esclusive, nel senso che un ente compreso nella prima non può essere contemporaneamente compreso nella seconda. E quindi una distinzione idonea a stabilire una divisione che è insieme totale, in quanto tutti gli enti cui attualmente e potenzialmente la disciplina si riferisce debbono potervi rientrare, e principale, in quanto tende a far convergere verso sé altre dicotomie che diventano rispetto ad esse secondarie. C'è un'altra affermazione importante in questa voce, specialmente per noi storici. Bobbio dice questa si tratta non di una distinzione, ma di una grande dicotomia. E questo dipende anche dal fatto che sulla dicotomia si è incentrato un uso costante e continuo, senza sostanziali mutamenti nella storia del pensiero politico e sociale dell'Ottocento. Quindi il richiamo evidentemente è al un celebre passo di Ulpiano collocato nei primissimi paragrafi definitori del digesto, si fa leva sulla
estrema risalenza dei termini per avvalorare come dato a priori la suddivisione dicotomica del diritto in pubblico e privato. Questa di Bobbio non è una posizione isolata. Jean Carbonnier, per esempio, ha insegnato la stessa cosa a intere generazioni di giuristi francesi. Il suo manuale di droit civil esce per la prima volta nel 1955, ha moltissime edizioni, ha un paragrafo proprio introduttivo generale in cui si distingue pubblico e privato. Tous les droits se divisent en deux parties, droit public et droit privé. E Olivier Beau, commentando qualche anno fa questa definizione, aggiungeva una cosa molto simile a quello che diceva Bobbio. È una distinzione che struttura l'ordine giuridico nel suo insieme. Si potrebbe dire che ne satura completamente lo spazio. Allora, questa distinzione non è solo una distinzione, appunto una grande dicotomia, è una sorta di grande bussola per il giurista. E appena le lancette della bussola iniziano a muoversi, subito il giurista si allarma, ipotizza cataclismi o in ogni caso, diciamo, tempeste magnetiche che rischiano di sovvertire la sua stessa forma mentis. Tempeste, per esempio, che preconizzano il declino del diritto, come intitola nel 1949 un libro all'epoca molto celebre anche in Italia, di Georges Ripert, che è un ministro di Vichy e anche sottoposto ad un duro processo di depurazione durante la Quarta Repubblica, ma è un personaggio indubbiamente pensoso e osservatore attento delle trasformazioni strutturali a cavallo del Secondo Conflitto Mondiale. Qui le lancette si sono talmente mosse, sono entrate una tempesta talmente rilevante che sembrano preconizzare appunto addirittura il declino del diritto. Allora, basta però passare al ritroso le colonne d'Ercole della Rivoluzione francese verso l'antico regime per vedere che ben altre però sono le dicotomie che incalanano la riflessione giuridica. Queste dicotomie possono essere ius divinum, ius humanum, ius civile, ius canonicum, ius comune, ius proprium, ius inventum, ius positum, tante distinzioni certamente il giurista di antico regime utilizza, ma poco questa fa pubblico e privato. Infatti, la prima cosa che colpisce sono proprio i vuoti lessicali. Ancora nel corso del Settecento, nella letteratura giuridica italiana, il termine ius publicum, diritto pubblico, fa un'estrema fatica a conquistare un suo spazio. Credo sia un primo campanello di allarme che ci fa capire quanto sia necessaria una storia del diritto pubblico, ma non nel senso di una storia di un qualcosa di sempre esistito ed immutabile, ma al contrario come una storia di un qualcosa che emerge, certamente in connessione e in funzione di strutture di comando e di governo del territorio, ma secondo una varietà di tempi, di piste, di tappe, di contenuti che sono molto diversi tra di loro. La modernità europea, in altre parole, ci consegna un percorso estremamente frastagliato di emersione del pubblico. E in questo percorso l'Italia non funge certo da battistrada. Non abbiamo niente di paragonabile, per esempio, nella penisola le trattazioni sempre più diffuse che a partire dall'inizio del Cinquecento appaiono nei territori tedeschi, trattazioni di ius publicum, imperi romano-germanici, che come Michael Stolles ci ha insegnato è una produzione che trova un alimento particolare, certamente in una grande repubblica di letterati molto forte nel mondo tedesco, soprattutto in ambito protestante, ma che è in particolare sospinto dalla necessità di offrire una via di uscita ad un conflitto religioso altrimenti lacerante. Qui il pubblico sin dall'inizio si lega ad imperium, guardate un imperium che rapidamente dal punto di vista dell'effettività della storia politica europea, specialmente dopo Vestfalia, di fatto scompare dal panorama delle potenze europee. Eppure il publicum si lega, specialmente in Germania, a questo percorso imperiale.
In Italia però manca anche un percorso simile a quello del droit public francese, che al contrario inizia abbastanza presto a radicarsi all'interno dei confini nazionali e che tra Baudin, Loiseau e soprattutto Dumas, che a fine Seicento intitola proprio al droit public la suite delle lois civiles dans l'ordre naturel, comincia ad offrire una radiografia estremamente puntuale e precisa dei rapporti tra monarchia e corpi. È chiaro che è una radiografia lontanissima da noi, non è la radiografia che usa i concetti della rivoluzione, evidentemente, ma è comunque una radiografia funzionale alla descrizione e all'organizzazione di una società corporata. Non abbiamo neppure in Italia niente di sostanzialmente paragonabile, neppure a Settecento avanzato, alla letteratura della Polizeiwissenschaft tedesca o del droit de police francese. Non troviamo, per esempio, spazio per queste tipologie di norme in un celebre repertorio della giurisprudenza consulente dell'inizio del Seicento, le pratiche conclusiones iuris di Domenico Toschi, ma neppure in una celebre classificazione delle diverse sorti o specie delle leggi con cui si apre nel 1673 una delle primissime opere in volgare della letteratura giuridica italiana, cioè il dottor Volgare di Giovan Battista De Luca, e che elenca la legge divina, la naturale, quella delle genti, la civile, la canonica, la feudale, la particolare. Quest'ultima certo non è più quella soltanto degli statuti, ormai c'è la legge del principe, ma in questa classificazione, vedete, la grande dicotomia non trova una sua immediata collocazione. Vuoti lessicali significano anche nella nostra realtà italiana, che è una realtà ovviamente di antichi stati italiani, quindi qui pesa certamente un'articolazione frammentata, qui pesa la persistenza delle patrie locali, qui pesa, diciamo, l'eredità comunale lenta a dissolversi. Dicevo, questi vuoti lessicali significano anche una persistente invisibilità della dimensione pubblicistica, invisibilità dal punto di vista del giurista, si intende. È un profilo che ha studiato, a mio avviso, secondo con grandi risultati Luca Mannori, e che ci ha fatto capire ovviamente che anche in Italia Stato e poteri sono ben effettivi. Anche in questo composito mosaico che caratterizza la penisola, questi poteri hanno subito, almeno dall'inizio dell'età moderna, un processo importante di razionalizzazione, di concentrazione. Addirittura iniziano a farsi carico di compiti che noi oggi con le nostre categorie definiremmo materialmente amministrativi. Però quei poteri non si esprimono con regole pubblicistiche di cui si avverta e si ammetta la specificità. La loro azione è calata in modelli tradizionali, soffusa del linguaggio giuridico comune, che può essere quello della jurisdictio, può essere quello dello ius universitatum, della iura regalia, non voglio affaticarvi. Comunque sia, certamente Stato e poteri pubblici in Italia in particolare stentano a condensarsi a livello giuridico in un discorso di tipo teorico. Non è, in altre parole, ancora nelle corde dei nostri giuristi la grande dicotomia. Sembra, diciamo, molto forte, al contrario, una sorta di onda lunga, di una lettura sedimentata del celebre passo di Ulpiano, che risale addirittura ad Azzone, quindi alla scuola dei glossatori, secondo cui publicum et privatum non sunt species iuris, sed assignentur res vel persone super quibus posita sunt iura. Il significato ce lo spiega Francesco Calasso in un saggio fondamentale che Calasso pubblica nel 1943 su Ius e che poi ripubblicherà in una celebre opera, Gli ordinamenti giuridici del Rinascimento medievale. E ci spiega Calasso: pubblico e privato non è il diritto, che è uno e inscindibile, ma i rapporti, res, o i soggetti, persone, su cui l'ordinamento giuridico dispone. A metà Settecento però si avvertano i primi scossoni.
Muratori nel 1742, come è noto, ha già passato in rassegna i difetti della giurisprudenza. Il ruolo della legge, quello dell'opinio doctorum, ha radiografato il sistema delle fonti del diritto, i modi di funzionamento del potere giudiziario, la latitudine dell'interprete, è un punto celebre di emersione del sintagma certezza del diritto. Eppure anche in quest'opera le aperture verso un approccio dicotomico sono minime. Dobbiamo aspettare un'opera più tarda, l'ultima opera di Muratori, il della pubblica felicità, il testamento che Muratori a metà del secolo lascia al secondo Settecento, per trovare almeno l'individuazione di questi saperi di jus publico che devono illuminare il principe e l'uomo di governo. Vi fo grazia della citazione che pure è abbastanza bella. Ecco, neppure 15 anni dopo, Beccaria però dischiude uno scenario del tutto diverso. Anche in questo caso, in realtà, l'approccio dicotomico è abbastanza sullo sfondo, è minimo. È il pubblico bene, non il diritto pubblico, a risuonare continuamente nelle pagine dei delitti e delle pene. Eppure il ripensamento copernicano del diritto di punire, del suo fondamento come dei suoi limiti, questa volta passa attraverso un tuffo profondo nella tradizione contrattualistica europea e nell'intera letteratura politico-giuridica 6-700esca, da Grozio sino a Rousseau. Il droit politique, cui Rousseau, 2 anni prima del diritto e delle pene, ha dedicato nel 1762 il sottotitolo del contrat social, sta diventando il canale attraverso il quale inizia a scorrere, anche in Italia, la riscrittura degli assetti di antico regime e la progettazione tra riforme e rivoluzione del nuovo ordine individuale del diritto. Rousseau ne ha dato una definizione precisa. Le loi politiques sono le leggi che regolano il rapporto del tutto con il tutto, del corpo sovrano con lo Stato. E fra le diverse relazioni da considerare, la scelta del filosofo ginevrino è netta. Fra queste diverse classi, dice Rousseau, le leggi politiche che costituiscono la forma di governo sono la sola che rientri nel mio tema. Libertà politica, proprietà, imposta, contratto di conduzione, fonti del diritto, potere giudiziario, rigenerazione del penale, rapporti centro-periferia, nuova costituzione del clero. Mai come in questo momento, anche in Italia, Costituzione esistente e Costituzione da stabilire appaiono al tempo stesso così intrecciate eppure così distanti. Il droit politique non è un ramo dell'ordinamento esistente. Non è una costola del tradizionale ius patrium, non è tantomeno una disciplina accademica. È solo la dimostrazione di una inedita circolazione culturale che si alimenta di fonti estremamente diverse. La filosofia, da un lato, les économiques, dall'altro, conoscono anche in Italia una penetrazione particolarmente capillare. Pochi anni dopo, nell'estate del 1780, sono ormai alle spalle le prime vicende delle colonie americane, di cui sarà un tramite fondamentale, Gaetano Filangieri potrà tranquillamente constatare che la filosofia è venuta in soccorso dei governi ed ha prodotto gli effetti più salutari. Ed è ormai di fronte al Tribunale della Pubblica Opinione che il libero filosofo intraprende la riforma della legislazione e prepara i materiali utili per coloro che governano. Materiali ormai propriamente costituzionali, materiali che nascono da uno sguardo comparativo estremamente ampio, come per esempio nella lettura del governo misto che Filangieri critica perché lo vede esposto ad un pericolo di deriva monarchica e che ormai media direttamente attraverso Blackstone e, sono sue parole, degli scrittori tramite gli scrittori del diritto pubblico di questa nazione che è appunto l'Inghilterra. Allora inizia lentamente, anche in Italia, anche in questa fase di avvicinamento a una rivoluzione che peraltro è lontanissima e neppure ipotizzabile, a dischiudersi una dimensione costituzionale, sinora sconosciuta, ancora sommersa, sotto traccia, come sta avvenendo in questi anni in terra toscana, nei coevi ancora segretissimi, primi proponimenti costituzionali di Pietro Leopoldo. Naturalmente sono minime le ricadute di tutto questo sugli insegnamenti giuridici,
Le prime cattedre settecentesche di jus publico restano immerse in una indistinta filosofia morale o vengono confinati nei confini tradizionali dello jus patrium. Non fanno eccezione, per esempio, neppure gli Iuris Publici Universalis Theoremata di Giovanni Maria Lampredi, che vengono pubblicati a Livorno fra il 1676 e il 78, che è un canale fondamentale attraverso cui le opere di Pufendorf e di Wolff giungono in Italia. Certamente è uno dei primi testi in cui si può leggere che una definizione del diritto pubblico speciale come il modo in cui una società particolare si governa e la somma potestà si costituisce dal popolo. Ma non è questo l'oggetto del volume, non è questo l'oggetto delle sue lezioni pisane. La trattazione non solo trascende l'individualità del singolo ordinamento positivo, i teoremi hanno un taglio universalistico e sostanza filosofica, ma quello che stenta a emergere è proprio i due rami contrapposti dell'ordinamento. Cioè, per essere più chiari, qui il problema ancora non è di confini, non è di identità contrapposte, quanto piuttosto di teoremi fondanti del diritto, dei principi di diritto naturale, appunto, cui l'ordine civile deve conformarsi. Fuga in avanti, prudente marcia indietro, eclettismo accentuato di linguaggi e di modelli convivono strettamente nello scorso del secolo. Sarà il triennio giacobino 96-99, aperto dalla trionfale campagna d'Italia di Bonaparte, a innescare improvvise accelerazioni, a troncare questa insistita mescolanza di vecchio e di nuovo. La lingua politica italiana vive in questo triennio un epocale momento di trasformazione. L'ha indagata benissimo un linguista del valore di Erasmo Leiso, che ci ha restituito anni fa un atlante di rara efficacia proprio dei mutamenti linguistici che l'italiano vive, l'italiano politico-giuridico vive in questi tre anni. Fanno la loro comparsa nuove terminologie elettorali, parlamentari, amministrative, a definire nuovi luoghi e nuovi strumenti del potere, costituzione, assemblee, codici, elezione. C'è un'esplosione del pubblico che si lega a nuovi lemmi, istruzione pubblica, opinione pubblica, spirito pubblico. Certamente, ancora una volta, non è un momento da giuristi. È al contrario un momento di alternarsi vorticoso di politiche costituzionali, di esercizio di potere costituente. Politiche ben espresse nelle opere più significative di questi anni, gli elementi di diritto costituzionale democratico di Giuseppe Compagnoni e poi il progetto di Costituzione napoletana elaborato da Mario Pagano. Al valico del secolo, tra riforme e rivoluzione, quindi il panorama pubblicistico si anima, si complica, si arricchisce del linguaggio costituzionale dei diritti, la divisione dei poteri, della rappresentanza, delle forme di governo, però è un periodo di rovesciamenti rapidissimi, continui. La vittoria seconda coalizione apre la strada ad una pesante restaurazione, Compagnoni ripiega fortunosamente in Francia, Pagano, come è noto, muore nell'ottobre del 99 sul patibolo. Però di lì a poco Marengo, siamo nel giugno dell'Ottocento, dischiude invece la porta anche nella penisola all'ordine napoleonico. Il napoleonico terminé la rivoluzione produrrà certamente anche in Italia assestamenti importanti nel droit politique. La Costituzione rivoluzionaria è alle spalle, ci si incammina su sentieri lontani da quelli giacobini, il tout devient droit public con cui Portalis ha bollato nello spirito rivoluzionario il desiderio esaltato di sacrificare violentemente tutti i diritti a uno scopo politico, ha lasciato spazio alla maxime de tous les pays, de tous les temps, au citoyen appartient la propriété et au souverain l'empire. Quindi le leggi costituzionali e politiche a cui dedica particolare attenzione proprio Portalis hanno iniziato il loro incerto cammino verso il costituzionalismo liberale, ma sono comunque ormai definitivamente attestate, anche se diverse certamente da quelle di Rousseau, a disciplinare i rapporti fra governanti e governati, e lo stesso Code Civile resta, anche per Portalis, sotto la tutela delle leggi politiche. Potremmo parlare anche ovviamente della novità amministrativa che è significativa in questo periodo napoleonico, penso
al diffondersi anche in Italia della legge del 28 Piovosso anno ottavo e alla sua utilizzazione nell'ambito del Regno d'Italia, specialmente da parte di Gian Domenico Romagnosi, ma forse il tempo non c'è. Ricordo soltanto che le sue istituzioni di diritto amministrativo che sono state edite nel 1814, perché si tratta di un'opera abbastanza complessa da studiare perché è nata da montaggi editoriali molto complicati ed è ancora un momento di trapasso tra lessici che sono oggettivamente molto divergenti l'uno dall'altro, però già isolano una nuova identità giuridica costruendo appunto un nuovo soggetto istituzionale che sino a questo momento non aveva avuto visibilità nelle pagine giuristi, l'amministrazione pubblica e la sua attività. Diciamo materie che proprio pretendono e richiedono distinzione e autonomia rispetto a legislazione e giurisdizione. Ed è qui forse che inizia davvero per la prima volta a determinarsi un problema di confini, di distinzione, specialmente a seguito poi della scelta sul modello francese di un meccanismo di contenzioso amministrativo che poggia proprio sulla sottrazione dell'amministrazione al sindacato giudiziario ordinario. Soprattutto però nel primo Ottocento in Francia come nel Regno d'Italia le leggi francesi sono diritto positivo in Italia in questo momento, non dimentichiamo, questo vale per le leggi amministrative come per il codice, quindi si tratta di una modernizzazione forzata ma repentina del panorama italiano. Dicevo, inizia a delinearsi in Francia come in Italia soprattutto un nuovo Träger der Souveränität, per usare un termine caro alla pubblicistica tedesca, appunto l'amministrazione, un pilastro destinato a consolidarsi e a rafforzarsi per tutto il secolo. Però c'è un'ultima osservazione forse che merita fare. La grande dicotomia non vive però soltanto di una crescente visibilità del polo pubblicistico, che certamente emerge anche in Italia nel passaggio irreversibile tra la società di corpi e l'ordine individuale del diritto. Addirittura nei suoi esiti più intransigenti, la strada del droit politique, il caso di Rousseau, neppure conduce alla grande dicotomia, conduce al contrario ad un'assoluta preponderanza del pubblico, alla sovranità assoluta, all'identità, non alla distinzione tra governo e popolo. Allora bisogna cercare, diciamo, da un'altra parte, e questa grande dicotomia trova anche un'altra spinta parallela a quella dell'emersione del pubblico, una spinta che viene dall'onda lunga della proprietà e della libertà, dall'onda del progressivo riconoscimento dell'autonomia e dell'indipendenza del soggetto individuale. Cioè la grande dicotomia è sospinta in particolare dalla pretesa della società civile di distinguersi e separarsi da quello Stato che ora, secondo il modello kantiano, si vuol costruire secondo le leggi della libertà. Ovviamente questa onda lunga trova una sedimentazione nelle grandi dichiarazioni, articolo 17, della dichiarazione dell'89, ma soprattutto nel compiersi della codificazione civile, nei suoi due modelli, il Codice Civile del 1804, la Beghebe del 1811, due modelli vigenti in Italia in tempi diversi, non dimentichiamolo. E questa codificazione civile sin dall'inizio è avvertita come uno statuto immodificabile dei diritti privati, la proprietà appunto di Portalis, e come principale fondamento normativo dell'ordine costituzionale dei privati. Le prime sedimentazioni teoriche sono fuori d'Italia, certamente, è il caso di Kant, Principi metafisici e dottrina del diritto, 1797, la prima opera dove effettivamente dal punto di vista teoretico poi si fissa questa dicotomia tra pubblico e privato. Portalis, di nuovo, Benjamin Constant. Però direi per i giuristi, specialmente per la cultura giuridica italiana, saranno soprattutto le pagine celeberrime del Système di Carlo Federico di Savigny, un personaggio che conosce subito un'immediata fortuna in Italia, penso a Baudi di Vesme o Federico Sclopis, che proprio ha un po' questa funzione di elementarizzare nel 1840 per i giuristi continentali, non a caso riprendendo il filo degli antichi lemmi ulpianei,
ma naturalmente infondendovi i contenuti modernissimi, l'autonomia del soggetto individuale, i pilastri appunto della grande dicotomia. Se ricordate, questo sistema di Savigny infatti si definiva, si intitolava sistema del diritto romano attuale. Quindi si cita Ulpiano, ma vi si inseriscono dei contenuti che presuppongono questa svolta di inizio Ottocento. E scrive Savigny, leggo dalla traduzione di Vittorio Scialoia, 1886, se passi, è uno dei primi paragrafi, quindi è un paragrafo capitale, quindi Savigny diventa il punto di riferimento con il sistema di intere di generazioni di giuristi. Se passiamo in rassegna l'intero diritto, distingueremmo in esso due rami, traduce Scialoia, il testo tedesco dice zwei Gebiete, quindi due territori. Lo Staatsrecht, che però Scialoia nel 86 traduce ancora come diritto politico, sulla base della forza, evidentemente dell'espressione della politica, e il diritto privato. Il primo ha per oggetto lo Stato, ossia l'organica manifestazione del popolo, il secondo, l'insieme dei rapporti giuridici in cui ciascun individuo esplica la propria sua vita, dandole un particolare carattere. Certo, la pandettistica in gran parte è da scrivere, il BGB è ancora di là da venire. Lo sono pure la scientificizzazione del diritto pubblico, la presa di distanza dalle scienze sociali, il metodo giuridico, la redazione delle parti generali specificamente pubblicistiche, che saranno un'operazione di fine secolo e che riusciranno per la prima volta a incrinare quel primato romanistico pandettistico che al contrario per tutto l'Ottocento rimane sostanzialmente inattaccabile. Però la forma mentis del giurista continentale a questo punto può iniziare a ritenere che i due rami del diritto, quei due territori così ben distinti da Savigny, appartengano ormai ad una bipartizione a priori del diritto, costituiscono le due facce della luna giuridica, i due rami lungo i quali possono scorrere ed essere saldamente incanalate le più diverse contingenze. Sarà il secondo Ottocento il momento della massima purezza della dicotomia, il momento della massima compattezza delle due sfere poste agli antipodi, il momento della massima nettezza dei confini. Lo Stato è comando, è autorità, è unità rigida, sempre ovviamente nelle pagine dei giuristi, la realtà istituzionale poi è molto più porosa. Al polo opposto dominano incontrastati la signoria della volontà, il diritto soggettivo, il contratto, la proprietà. Purezza, compattezza, semplicità, tuttavia durano poco, incombono le pesanti trasformazioni che tanto impressionavano il Georges Ripert che citavo all'inizio. Per tutto il corso del Novecento, da Kelsen a Dugui sino a Gourvitch, la grande dicotomia sarà investita da un pesante fuoco di fila di decostruzione teorica. Crescono a dismisura le zone grigie, le terre di nessuno, spunta il tertium genus del droit social, si avvia la frammentazione disciplinare che rimescola continuamente le carte. La grande dicotomia, così faticosamente creata, sta diventando un confine di facile trapasso. Grazie. Grazie per questa lunga corsa attraverso il percorso che ha portato a questo momento ideale nel quale la dicotomia si è definita, seconda metà dell'Ottocento, se fine Ottocento, per poi riframmentarsi secondo logiche differenti. È stato davvero limpida questa descrizione e ci fa capire che in fondo la confusione, la labilità dei confini che conosciamo adesso è sì frutto della frammentazione che ha seguito, ma in fondo corrisponde anche a un'origine nella quale questa distinzione non corrispondeva a una separazione di territori, di Gebiete, come invece poi Savigny ha fatto.
Bene, allora la parola adesso è al professor Jean-Louis Halperin, che è venuto apposta a Trento da Parigi, e di questo gli siamo grati perché sappiamo che Trento non è facile da raggiungere, e gli siamo grati anche perché il professor Halperin ha la cortesia di parlare in inglese, che è una lingua, ahimè, purtroppo più diffusa della sua bellissima lingua fra gli studiosi, specie più giovani italiani, e quindi grazie anche per questo. Il titolo è The French Model, The Constitution of Public Law Through the Development of States' Liability for Wrongs. Prego, you have the floor. Grazie, signora Presidente. Cari colleghi, ringrazio vivamente gli organizzatori del loro gentile invito. Vi prego di scusarmi dell'utilizzazione della lingua inglese per la mia comunicazione. Il professor Graziadei mi ha convinto dell'utilità dell'inglese per il lavoro di diritto comparato. E c'è forse una forma di decostruzione a parlare in inglese agli italiani della francese distinzione fra pubblico e privato. All students in French administrative law know the 1873 ruling of the Tribunal of Conflicts, the case Blanco. For several generations of specialists of public law, it has been considered as the point of departure of French administrative law, conceived as a specific set of rules applied to the administration and distinguished from the rules of the Napoleonic Code. The main reason of the ruling has said that the state's liability, which could occur from damages provoked to individuals by persons employed in the public service, was not governed by the principles of the civil code, but by special rules. All legal historians are knowing today that the origins of administrative law in the Blanco case is a myth, an invented tradition beginning with the legal writer of the beginning of the 20th century. First, the Blanco case got hardly noticed at its time, and its confirmed previous ruling about some cases of state liability and the competence of administrative courts. Second, it has not decided that there was a new principle of state liability in all the domains of administrative law. Even the conception of a legal personality of the state was not completely admitted in France before the end of the 19th century. Above all, the duality of ordinary courts and administrative courts did not begin in France with the Blanco case. If the French Revolution has decided the separation between judiciary and administrative authorities, administrative courts were created by Bonaparte in 1800 for the establishment of the Conseil d'État and of the Conseil de Préfecture. The French jurisdictional duality worked until 1872, 1 year before the Blanco case, with a States Council endowed with specific characters: the function of dealing with administrative difficulties, a power legally limited to advice given to the head of state, and a great authority linked with the competence to decide the conflicts between administrative and judicial authorities. One law of 1872 has decided that the States Council rules in a sovereign manner about the administrative matters, and a new Tribunal of Conflicts, a mixed jurisdiction with members of the Council of State and of the Court of Cassation, had to rule about conflicts between administrative and judicial authority. It remains that the Blanco case has created a special link between this question of the state's liability for wrongs and the French conception of the frontier between private and public law. I would like to use this guiding link, and my contribution is based on the following hypothesis. First, the distinction of public and private law in France
is not an essentialist delimitation between two domains, the one of the relationships between individuals and the one of the state or public legal person. It is a contingent and evolving border created by courts and linked with the dual jurisdiction. The courts decided at a given moment when dependent from public law. Second, the recognition of a state's liability for wrongs was an early phenomenon in France in comparison with other countries and remain largely admit today in comparison with other legal systems. Is not the reason of this French specificity in the policy of administrative court to attract cases of liability? Third, the intervention of the French state, especially in economic relationship, have known great changes since the beginning of the 19th century, as in other countries. France has a reputation of state interventionism, which is partially justified and partially excessive. As in the other European countries, the perimeter of the state's action has been deeply changed by the liberalization of public services in the European Union. It is the reason why I will divide my analysis in three successive epochs. The first epoch, until the Bianco case, is characterized by an acute struggle between administrative and judiciary court, as well by the emergence of administrative liability. The second epoch is one of the construction of the main feature of state's liability in France in a context where the Tribunal des Conflits is a symbol of a compromise between administrative and ordinary judge. The third epoch can be featured through a moving complementarity in the dual judicial system and an extensive liability of the state in a new era of regulation. It can be seen that the distinction private law-public law begins in France positive law with the establishment of the Council of State and of the Conseil de Préfecture. Private law consists in all matters judged by ordinary courts, whereas public law is applied by administrative courts. Of course, the vocabulary of private or public law was used during the Ancien Régime, and every French lawyer knew Domas' Traité du droit public. But it was a doctrinal division without great impact on positive law. At the beginning of the 19th century, with a weak constitutional law that could hardly be used before the courts, administrative law was the core of public law. However, the notion of administrative law remained unclear at this time. When the law schools were reopened in March 1804, the regulation foresaw the teaching of public law accompanied, and we can think separated, from civil law in its relationship with public administration. This course disappeared very quickly, and this title showed how uncertain was the relationship between the state and the civil law. Without any theorization, the borderline between private and public law was confused with the separation between judiciary and administrative function, and with the new distinction between ordinary and administrative court. But the determination of the competence of both courts was not settled by the statute law. It remained completely vague. Of course, the common rule was in favor of ordinary courts, as the expression itself supposed. Administrative courts were exceptional courts with an attributed competence. But administrative courts had a great advantage because the Council of State decided about the conflicts. What was administrative by nature, as said the French jurist, what was what decided by the Council of State? The Conseil de Préfecture had to deal with individual requests for diminishing the payment of direct taxes, the difficulties between public work contractors and the administration,
complaints about torts and damage in public works, difficulties about big highway maintenance, and all the litigation concerning the national domains nationalized during the French Revolution. The Council of State was an administrative court of appeal with this powerful competence to decide about the conflicts. As we can see, the definition of the administrative competence was purely arbitrary. The distinction between the litigation concerning direct taxation on land or on movable properties, that was the matter of the Conseil de Préfecture, and indirect taxation, which remained in the competence of ordinary court, was the result of the revolutionary legislation. This arbitrary separation has remained until today in French law, whereas it is impossible to explain why public law would be more present in direct than in indirect taxes. By the same token, the separation between penal litigation concerning ordinary roads, petite voirie, and the one concerning big highway maintenance, grande voirie, had no logical reason. Then one has to understand that the main parts of the administrative litigation at the beginning of the 19th century concerned complaints of individuals whose vested rights, property rights, were diminished by administrative court. If the complaints of individuals were admitted, the state became debtor of the plaintiff and had normally to compensate the wrong it has committed. These wrongs could be provoked, as it was already noticed in the Ancien Régime, by breach of administrative contracts or by damages provoked for public works. It is important to notice that the possibility of a state's liability for wrongs was present in France since the origin of the administrative court, and at a time when it was impossible to know if the civil code could be applied to the administration. As a supplementary difficulty, the law of 1800, creating the Conseil de Préfecture, had reproduced a restrictive formulation of a previous 1790 law that concerned only damages provoked by contractors and not those provoked by the administration itself. In fact, the drafters of the law had intended to include also the damages provoked by the administration and, except in a few decisions, the competence of the administrative courts was confirmed for all damages provoked by public works. This domain of public works was, during the first half of the 19th century, one of the fields of a continuous struggle between an ordinary and administrative courts. Administrative courts developed in the first half of the 19th century a comprehensive case law concerning the state liability and the possibility, not the duty, to compensate individuals, for example, for extraction of building materials in private lands, damage provoked by carriage or workers, overflow of waters linked with public works. This case law made the distinction between property rights, which had to be compensated, and indirect damages provoked to interest that were not likely to be compensated. And again, the border between property rights and interest was decided only by administrative courts. For example, the contractor of a bridge could not complain if the administration created new bridges on the river. And it was the same for innkeepers whose business was troubled by the creation of a new road or a new bridge. In the 1830s, the Court of Cassation considered that a permanent damage was equivalent to expropriation and had to be compensated by ordinary courts. The States Council resisted, and the rule that all damage provoked by public works have to be compensated by administrative courts prevailed.
The next stage is a development of state's liability for wrong, was the extension to damages provoked to persons by public works and to damages provoked by other public service. The first issue was paradoxically the matter of a retreat of the Council of State in the 1850s and in the 1860s, letting for one time the ordinary courts to compensate damages provoked to persons. The second issue was mostly illustrated with cases concerning the mail and the loss of letters that provoked repeated conflicts between the ordinary and the administrative courts. Whereas the ordinary courts considered that civil complaints could be launched against the mail administration, the Council of State considered that only administrative courts could judge such an administrative fact linked with a public service. Using an old 1793 law about state debts, the Council of State ruled that the action for obtaining compensation paid by the state could be only judged by administrative courts, which was, of course, a fallacy, the debt not pre-existing the damage. The climax of this conflict happened with the Rothschild case in 1855. It appears today as an unbelievable story. One member of the family Rothschild, a diamond dealer in London, sent a letter to France with diamonds whose value was estimated to 3,000 francs in the letter. The letter was given to another member of the Rothschild family, not the destinatary of the letter. And the letter was lost, completely lost. The plaintiff, perhaps not lost from everybody, the plaintiff sued an agent and the general director of the French mail before the Civil Tribunal of Paris. Then the prefect rose up the conflict and the Council of State had to decide which judge was competent. The Council of State considered that the mail was a public service and that only the administration could determine the relationship between the state, its agents, and the individuals that were beneficiaries of this public service. According to the nature of specificity of each public service, the administration had also to appreciate the state's liability, la responsabilité de l'État. This word is in the ruling, and it was a new word popularized in 1852 treatise from the judge Sourda. The state liability could not be ruled by the civil code. As said another 1844 case, the Dupart case, it was neither absolute nor general. And probably Rothschild did not obtain any compensation for the lost diamonds. Was he very cautious to send these jewels through mail? And the ruling could be used to give to the administration the power to reject the demand. But the attraction towards administrative court was a decisive step for developing a public law about state's liability. Some years later, despite a new law reserving to ordinary courts the cases about the loss of declared values in letters, the Council of State defended the administrative competence in the other cases of loss of letter. Again, the frontier between public and private law was completely arbitrary. The loss of declared values in a letter was submitted to the civil law, whereas the loss of other letters was submitted to administrative law. The Blanco case did not change dramatically these rules, and the reasons of the rulings were borrowed to the preceding arrest rulings. The Blanco case wanted to follow the case law of the Council of State and to decide rather in favor of the administration.
However, the context has changed. There was now an independent tribunal of conflicts, and the law had reinforced the independence of the conciliant state. In 1870, a law had suppressed the Article 75 of the 1800 Constitution, which obliged the plaintiff to obtain the leave of the administration before suing a public agent before the civil courts. There was for the administrative courts a great risk that civil courts largely accepted new action provoked by the wrong of the administration. And the Tribunal of Conflicts defended in the Blanco case a restrictive conception of the fault and repeated that the state's liability depended only from administrative courts. In another case, in 1877, very well known by the conclusion of La Ferrière, the case Lomonier-Carriol, the question was about the intervention of the state in the chemical industry, establishing a state monopoly for the manufacture of matches. Lomonier-Carriol, the plaintiff, whose factory was closed by illegal decision of the prefect, decided to sue the Minister of Finances at the date of the decision. The Tribunal of Conflict repeated that the action against the state in the exercise of puissance publique depended from the administrative authority. Again, this abstraction of state's liability towards public law was the reason to refuse compensation for these industrial damages. One has to wait for rulings of the end of the 19th century and the beginning of the 20th century to see a notable progress in the state's liability in favor of plaintiffs. In one 1895 ruling concerning a workman of a state's arsenal that was wounded without any fault from himself or from his superiors, the Council of State admitted the state's liability and granted a life annuity to the wounded victim. It was the proof that the Council of State could now condemn the state to pay a compensation. Then it was the time of the great rulings about the public service, considering that contracts reached by departments or cities for the working of public services were administrative contracts and were submitted to administrative law. The same principles were extended to the liability of a city by the Tribunal of Conflicts in the case Feutry in 1808. The Commissar of Government, who concluded, Tessier, he was also the author of a book in which he defended this idea of state's liability, except for the management of the private domain, acts of management, and now, more and more, acts of police could be submitted to the state's liability. Tessier could quote different rulings, the Safre case about force of the police of harbors, the Zimmerman case about the illegal execution by a prefect of a decision of a Conseil de Préfecture about a person, and the Tommaso Greco case, excuse me, about a person wounded by the firing of a gendarme against a furious bull. The Auxerre case, less well known, about a soldier died during military maneuver, and this case has provoked the state's liability. Was not the French administrative law one of the first expressions in the world that the activity of policing could engage the responsibility of the state? The Council of State clearly decided in these years, 1800s and 1810s, to increase the state liability. In another case about violence committed by male agents against a consumer, the Council of State abandoned the idea that a personal fault could not be cumulated with the fault of the service. Consequently, the state could be condemned to compensate the victim even if there was a personal fault. In another ruling, Époux-Lemonnier, 1918, the Council of State considered that the personal fault of the mayor committed on the occasion of the service
could trigger a fault of the service. Again, new cases were created to attract this litigation towards administrative court and now to compensate victims. The consequences of World War I were considerable about this frontier about public and private law. Whereas the state intervened more and more in the economy, the risks of damages increased. Was it possible to include in the administrative law all these new cases of state liability? The answer from the Tribunal des Conflits and from the Council of State was negative. The famous colonial case known as Bac de Loca, 1921, decided that damages provoked by industrial and commercial services did not depend from public law. The Council of State decided again which was the frontier. For example, about the service of insurance for ships during the war, there was one case at the beginning of the war when the Council of State decided that it was a kind of commercial service and that the state's liability was depending from the ordinary course. And some years later, the Council of State decided it was an administrative service and the state liability depended from administrative court. It means that, and it is always the rule in France, all that is made by the state or by a public establishment is not necessary public law. And even with the new intervention of the state in the economy during World War II, the Council of State have maintained this rule and also decided the competence of administrative courts to decide about administrative public service managed by private organs like industrial or professional community. In this time, in the years 1940s, the division between public and private law became completely fuzzy in French law. It is less noticed that this borderline between public law and private law remains completely arbitrary. I have told about the case of insurance during the war, and I'm going very quickly towards the end of the 20th century. Until the years 1980s, the Council of State has considered that the domain of mail and telephone, of the public service of the Poste, Telegraph et Telephone, PTT in France, under the authority of a minister, was an administrative service and that the state's liability could be sued in this case. In 1968, a consumer complained that his phone number was not printed in the phone book. The Tribunal of Conflict decided that the PTT, the French administration of course, were an administrative service of the state and thus the state's liability depended from public law. As you can imagine, it's no more the case today. And I arrive to my third period. All the specialists of administrative law agree for considering the years 1980s as a turning point in France about the evolution of the public sector and the emergence of a public business law, what we call droit public des affaires. After the last wave of nationalization decided by the socialist government in 1981, a new rightist government decided in 1986 to begin the privatization of state-owned companies and to abrogate the 1945 ordinance about the state control of price. The result is a very important text until today in French law, the ordinance of the 1st of December 1986. It affirmed the principle of a free competition
for determining prices of goods and services. It decided that the rulings of the new named Conseil de la Concurrence would be submitted to appeal before the judiciary courts. And in its decision of 1987, the French Constitutional Council decided to approve this transfer of competence from the administrative courts towards the ordinary courts. The ruling of the Constitutional Council is today considered as a landmark to recognize the judicial duality and to establish the nucleus of the administrative competence as a fundamental principle recognized by the laws of the Republic, what means a constitutional norm. The criterion is the prerogative de puissance publique, defended since the beginning of the 20th century by Maurice Oriou, then by Georges Vedel, at this time member of the Constitutional Council. It was preferred to the criterion of the public service linked to the name of Oriou's rival, Léon Duguy. It can be analyzed as a move towards the center of public law, the puissance publique, in harmony with the increasing liberalization and the critiques addressed to the too large notion of public service. The Constitutional Council has recognized that competition law was rather a part of private law than of public law. Of course, the implementation of European regulation and guidelines about the free competition inside network services since the years 1980s has triggered the movement towards liberalization and competition inside public services. A great part of French public companies have been privatized with the participation of a state which is now inferior to 50%. And even for those companies which remain controlled by the state, the transformation from a public establishment toward a joint stock company has an important consequence. Because a private person cannot own a part of the public domain. And now this public company with a statute of private companies could not have a public domain, could not use public works, and there cannot be administrative liability because of the absence of public works. It's a great domain of the French administrative law which has disappeared, whereas my colleagues in administrative law prefer to remain discreet about this amputation of public law. One of the results was also that all the litigation between our two companies, now France Telecom and La Poste, and their customer, is submitted to ordinary courts. And it's the end of the story that has begun with the Rothschild case in 1855. This evolution does not mean that there is no more a room for public liability in economic question. First, because there is a new room for the liability of the state in the case where the state does not keep, does not respect the rules of competition law. Second, the declining part of the public sector in the economy has been accompanied by a will to concentrate the task of the state on the traditional public services and on the regulatory function. And this will led to new extension of the state liability for wrongs. For example, the state liability for lack of its obligation to instruct children in the repeated absence of professors, the state liability concerning the asbestos victims, the state's liability to prevent sanitary or environmental catastrophe, the state's liability for public hospital without the need of a characterized fault since a ruling in 1992. The state
liability for the rescue services as well in the sea as in the fight against forest fire. The state liability in the non-respect of the reasonable delay for settling administrative litigation according to the Strasbourg Court litigation. The state liability about death of prisoner in the prisons following a suicide or a fire provoked by another inmate. Only today, the military operation of the French state, if they are conducted outside the French territory, remain a case where there is no state liability. For concluding this historical path in France, two remarks are likely to concern both legal history and comparative law. About legal history, it remains, of course, useful to return to the text, and especially to the text of the legal writers. But it remains also useful to understand the breaks in the case law. If one succeeds to avoid the great narrative of the continuous construction of the French state, it appears that if some issues are very anchored in the tradition, like the compensation for damage linked with public works, which has begun in the Ancien Régime, other questions are completely new or developed during the 19th, the 20th, and now the 21st century as the impact of competition, though. There is no place for evolutionism in the always distinction and the always changing distinction between public law and private law. In France, the distinction was never logical or based on a tradition. It was a purely technical consequence of deciding if a case is submitted to ordinary courts or to the administrative court. And according to me, all the legal literature of administrative specialists about this question did not resolve the question. The distinction is not a concept a priori. It is a set of empirical phenomena a posteriori. For a long time, the public mail was considered as one of the regalia, even the first of the regalia in the history of France. Now it's a field of private law open to competition. For comparative law, one can say that state liability remains largely recognized in France because administrative courts invented it more than two centuries ago, when no legislation of the world recognized such a rule. But that does not mean that French administrative courts have always been the best ones to compensate the victims. On the contrary, in the past, rulings to attract state liability were often an argument to refuse compensation. It's not the case today, but it's not sure that compensation is very large in all the cases admitted by administrative court in France. Today, there are many other factors, notably the impact of the European Court of Human Rights, to make less important the French summa divisio between public and private law. One may consider, in the same time, that this case law, that this public case law was a great construction with real effects, and that in a theoretical perspective, there is absolutely no need to distinguish between private and public law. Sono di solito abituata a parlare con i colleghi amministrativisti francesi e devo dire che mi sento un po' disorientata. No, è stata una relazione molto interessante, anche perché in effetti è entrata nel vivo della giurisprudenza, ci ha raccontato cosa hanno deciso i giudici al di là delle razionalizzazioni dei giuristi francesi, che
ci hanno raccontato cose, per la verità, non molto diverse, però forse che accentuavano di più determinati aspetti. La relazione è stata molto interessante, si è saldata benissimo con la precedente, perché abbiamo completamente cambiato tempo e quindi ci siamo immersi nel mondo francese del diritto amministrativo, del droit public e del service public come criterio per individuazione di quel diritto, quindi un criterio estremamente adatto ad allargare al massimo i potenziali confini di questa materia. E qui abbiamo capito un'altra cosa importantissima che io non avevo osato dire nella mia introduzione, ma che per me è fondamentale, cioè che l'intreccio con la giurisdizione, con il riparto di giurisdizione nella definizione del confine o dei confini fra queste materie è decisivo, e in Francia questo naturalmente emerge benissimo. E l'effetto è potenziato nel sistema francese dal fatto che il giudice del riparto, poi in definitiva è il tribunale dei conflitti, ma più di tutto è il Consiglio di Stato, e il Consiglio di Stato ha fatto il suo lavoro estendendo questo campo, questo gebiet savignano del diritto pubblico. Se posso aggiungere qualche cosa, e in questo sono, come dire, mi piacerebbe discutere ancora con il collega storico francese, non sarebbe male, ma lo faremo dopo, vedere che cosa succedeva nello stesso periodo in altri sistemi, perché è vero che la responsabilità speciale della pubblica amministrazione decisa dal Conseil d'État era una responsabilità diversa da quella che si sarebbe dovuta riconoscere in capo a un soggetto privato in quel sistema. Però cosa succedeva in Inghilterra? L'esenzione della corona dalla responsabilità mi pare che è finita nel Novecento, nel 1948 se non sbaglio, quindi forse c'è motivo per riconoscere qualche cosa a questo giudice, che è sì speciale, che si è allargato all'estremo i confini della sua materia, che però ha manifestato nei confronti dell'amministrazione un attivismo che le corti ordinarie, laddove la giurisdizione era riservata alle corti ordinarie, non hanno mai voluto, che non ha uguali, diciamo, nelle corti ordinarie. Va bene, adesso non voglio rubarvi tempo perché siamo fortunatamente in piena linea con il nostro programma e non voglio neanche farmi prendere la mano da un tema che mi appassionerebbe moltissimo. Sentiamo poi dopo che cosa succedeva sia nel sistema tedesco che nel sistema francese, quindi potremo meglio fare i confronti con quello che ci ha raccontato adesso il nostro ospite francese. È tempo della pausa caffè. Il programma prevede che ci si riveda alle 17.30, siccome iniziamo anche 5 minuti prima la pausa caffè, visto che il mio self-restraint, raccomando davvero la puntualità nel rientro, quindi andiamo fuori prima ma rientriamo giusti. Bene, grazie a voi.